Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, vi spiego un po' questo video come nasce. Questo video nasce soprattutto a voi, perché alcuni di voi, sia sui vari social, sia su Instagram e soprattutto chi ha avuto modo di conoscermi personalmente, mi avete chiesto quali erano gli strumenti che utilizzo per il mio canale YouTube, ovvero per la gestione del mio canale YouTube, partendo dalla sigla del canale, la copertina e tutte quelle cose che fanno parte nel gestire un canale YouTube. E l'altra cosa che mi avete chiesto, ma hai qualche consiglio utile da darci in modo da far iniziare al meglio il nostro canale? Allora, io premetto che non sono chissà quale canale con chissà quanti iscritti, però mi sento di consigliarvi queste piccole cose, quindi consigli e strumenti utili. Mettetevi comodi e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, partiamo dall'inizio. Apriamo un canale YouTube e la prima cosa che ci serve, beh, magari sicuramente uno penserà alla sigla, proprio come ho fatto io, alla sigla da integrare in post-produzione ad ogni suo video. Voglio dirvi che tutte le sigle che avete visto in passato qui sul mio canale, infatti se andate a sfogliare la cronologia, beh, erano delle sigle che ho avuto modo di creare con PowerPoint, ovvero l'omonimo software integrato in Microsoft Office. Quindi diciamo che mi sono messo là, ho creato la sigla e lì l'ho sparata direttamente in post-produzione. Diciamo che io personalmente non sono tanto bravo con software di video editing di chissà quale alto livello, come Adobe Photoshop, Adobe Premiere oppure After Effects, quelli là per me sono un po' macchinosi, anche perché non avendoli mai usati non sono riuscito a creare mai qualcosa di concreto. Poi che è successo? Un giorno mi sono messo alla ricerca su internet, dopo svariate ricerche mi sono imbattuto sito FlixPress, un sito che con la semplice registrazione tramite il vostro account Facebook, il vostro account Google, oppure registrandovi semplicemente con la vostra mail, avete un mondo aperto, potete creare qualsiasi tipo di sigla. In questo sito troviamo dei template sia a pagamento e sia gratis. Parlando di quelli a pagamento, hanno veramente, diciamo, come prezzo non è che siano magari superiore ai 10 euro, però devo dire che stando sotto quella soglia si riescono a creare delle sigle davvero eccezionali. Ma parliamo di quelle là gratis, ovvero free. Anche qui abbiamo una vasta scelta per quanto riguarda le animazioni free, ovvero tutte quelle sigle free, e possiamo veramente sbizzarrirci tanto. Una volta che abbiamo scelto la nostra sigla, andiamo a modificare il titolo, magari il sottotitolo, una musica di sottofondo che poi magari andremo ad eliminare in post-produzione, e voilà, fare l'esportazione sul vostro computer e la potete utilizzare ad ogni vostro singolo video. Però qua mi sento di darvi un consiglio: vi consiglio di non far durare la vostra sigla non più di 10 secondi, perché altrimenti potrebbe diventare noiosa per chi sta guardando quel video. Quindi per adesso, capitolo sigla chiuso, andiamo oltre. Un altro strumento che utilizzo io sul mio canale YouTube è quello di creare delle copertine, ovvero quelle là che si presentano ad inizio video prima di premere il pulsantino play. E anche qui in passato ho creato quelle copertine sempre con PowerPoint, ovvero l'omonimo software di casa Microsoft. Devo dire che mi sono messo là ogni tanto, così creavo, però volevo qualcosa di più carino da abbinare meglio ai miei video, fino a quando non ho scoperto il servizio Canva, nonché un'applicazione disponibile sia per Android e sia per iOS. Questa applicazione, ovvero questo servizio, l'ho scoperto tramite un follower su Instagram che lui stesso ha realizzato la grafica per il mio canale. Queste qua che vedete, la copertina e il logo. Una volta entrati in questo sito, magari applicazione da vostro dispositivo, basta registrarvi proprio come FlixPress tramite uno dei vostri account come Google, Facebook oppure una semplice mail. E una volta entrati, ragazzi, un mondo aperto. Possiamo creare dei loghi per la nostra pagina Facebook, delle copertine per le nostre pagine Facebook, addirittura creare delle copertine per le nostre stories di Instagram. Ma quello che interessa a noi è quello che ci offre per quanto riguarda la gestione del canale YouTube, ovvero creare copertine video, loghi e quant'altro. Entrando nella sezione YouTube, qui abbiamo un mondo aperto, possiamo creare tutte le copertine che vogliamo, ci scegliamo il nostro template, modifichiamo il titolo, sottotitolo e così via.
potete sbizzarrirvi e magari cambiare anche il colore. Per quanto riguarda la copertina, beh, io vi consiglio di dare colore alla copertina in base a quello che state dicendo nel video, magari in base al prodotto che state presentando in quel singolo video. Quindi se anche voi volete utilizzare Canva, trovate il link qua in basso in descrizione. Un altro strumento che utilizzo per quanto riguarda il mio canale YouTube è sicuramente Google Keep. Google Keep perché? Perché Google Keep mi consente di appuntare tutto quello che io dovrò dire in qualche mio video, o magari crearmi, diciamo, una preimpostazione per quanto riguarda la descrizione. Come potete vedere, io utilizzo da qualche 4-5 mesi in poi lo stesso template per la descrizione, dove vado a racchiudere la descrizione del video, tutti i link inerenti a quel video e tutti i link ai miei social. La troverete tranquillamente sia per i dispositivi Android sia per i dispositivi iOS, e soprattutto la potete utilizzare come estensione sul vostro browser Google Chrome del vostro computer. Siamo arrivati alla fine di questo video, vi ripeto, io non sono chissà quale canale YouTube con chissà quanti iscritti, però mi sono sentito di consigliarvi questi piccoli strumenti e darvi alcuni piccoli consigli per utilizzare al meglio questi strumenti. Un'altra cosa che dimenticavo di dirvi, che lo faccio proprio in questo momento: quando andate a scrivere le vostre descrizioni ai video, vi consiglio di utilizzare gli hashtag anche lì, oltre che ad utilizzarli nell'apposita sezione tag, perché utilizzandoli anche nella descrizione, beh, il vostro video viene indicizzato al meglio. Quindi ragazzi, davvero non dico di utilizzare i miei stessi strumenti, ma fate voi. I link ve li lascio qua in basso in descrizione, sia di FlixPress sia di Canva e sia per Google Keep. Quindi fate voi, sbizzarritevi come volete. Se volete aprire il vostro canale YouTube, avete tutto il necessario per iniziare. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se magari anche voi, anzi qualcuno di voi, conosceva già qualcuno di questi servizi. E vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e come al solito parte l'animazione, che poi questa è una cosa a parte che poi vi spiegherò in un altro video. E questa animazione vi ricorda come sempre di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividere questo video perché aiuta molto. Per voi è gratis, gratis sia guardare questo video, sia lasciare like, sia condividere, ma per me è molto molto importante. Voglio ricordarvi anche che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, link qua in basso in descrizione. E veramente il video finisce qui, per me ho parlato già troppo e già lo sapete. Noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!